No, va bene, il mio ruolo è quello di sentirmi allenatore di questa squadra, però ecco, devo dire che insomma, oltre a questo ruolo che è ovviamente il più importante, non nego che si è instaurato un rapporto straordinario insomma, con tutti indistintamente, quindi sentirmi condottiero è forse troppo, però responsabile di un gruppo che vuole fare le cose in grandi e soprattutto vuole regalare delle soddisfazioni. No, spero di sì, è chiaro, l'entusiasmo è una componente fondamentale per tutti i gruppi, per tutti quelli che vogliono ottenere qualcosa. È altrettanto vero che non basta solo l'entusiasmo, ci vuole altre qualità, ci vuole coraggio, ci vuole fortuna, ci vuole senso di responsabilità. E queste sono situazioni che si accompagnano, ma senza entusiasmo è difficile che tu ottieni dei risultati, e quello che ci comunica adesso la gente è di sicuro qualcosa che ti dà ancora più forza, soprattutto nei momenti difficili, perché noi ne abbiamo superati tanti, ma credo che da qui alla fine bisognerà superarne altrettanti. Vi aspetta una gara difficile, quella contro il Milan, lei non sarà in campo, la seguirà dalla tribuna, quale sarà l'approccio giusto? Beh, difficile poco, nel senso che è chiaro che oggi forse in Europa, tolto Barcellona, Real Madrid e poche altre, affrontiamo la squadra più forte, ma questo deve essere un grandissimo stimolo e soprattutto deve essere un momento non per dire andiamo lì e diamo il meglio di noi stessi, no, perché questo è una maniera anche un pochino così scontata nel dire che perdiamo sicuramente, quindi abbiamo purtroppo per noi qualcosa da perdere, perché la classifica ci impone di non guardare gli avversari ma di cercare punti con tutti, e quindi mi auguro che la squadra recepisca il fatto di andare a San Siro anche per il risultato, non solo esclusivamente perché bisognava giocarla questa partita.